i costi legati alla riqualificazione urbana ed edilizia possono essere ripagati proprio dal risparmio energetico che questa porta con sé. Il SAIE, arrivato alla sua 49esima edizione, permette di incontrarsi agli attori che possono operare in questa direzione di risparmio energetico. Io credo che una buona politica industriale sia una politica industriale integrata, dove ogni settore è parte della costruzione di un grande mosaico. Quindi l'incontro tra l'industria dell'energia e l'industria delle costruzioni per puntare a uno sviluppo di entrambi i settori con una riduzione del consumo energetico diventa uno strumento importante e una fiera come quella di Bologna, dove sono protagonisti diversi comparti energetici e delle costruzioni, può rappresentare un momento dove si individuano dei percorsi comuni e delle soluzioni. Quindi ritengo che ulteriori sforzi debbano essere fatti anche in tempi rapidi, perché tutti i progetti comunitari che verranno anche finanziati sul terreno dell'innovazione, penso alle smart city, debbano essere sfruttati sia dal comparto dell'industria energetica sia dal comparto dell'industria di costruzione. Non a caso noi parliamo di ecocostruzioni come settore chiave. Non credo che nei prossimi mesi, nei prossimi anni si possa tornare alla politica dell'edilizia che prevedeva la nascita di nuovi quartieri nelle periferie, però è indispensabile rimettere a norma in tutta Europa i centri storici o edifici costruiti negli anni 30, 40, 50 e 60, cercando di ridurre il costo energetico. E questa azione di rimessa in qualità degli edifici può essere pagata con il risparmio energetico, cioè rimettere in sesto un edificio significa risparmiare energia, e quindi della riduzione del costo dell'energia si arriva anche al pagamento della ristrutturazione.